molto, molto ampia. Abbiamo tentato di confrontarci con la Regione nella fase della predisposizione delle linee per l'attuazione del REI e per lo sviluppo delle politiche di contrasto alla povertà in Regione Lombardia. Il tentativo è stato quello di avviare un confronto, predisponendo anche un documento di proposte. Il confronto, è stato faticoso e non ha portato purtroppo a una condivisione, degli impegni e degli interventi. Regione Lombardia, tra l'altro, ha approvato a fine ottobre le linee guida per il contrasto alla povertà, quindi un piano programmatico triennale, ma non lo chiama piano secondo quanto invece avrebbe dovuto essere previsto dal decreto legislativo 147, un piano di interventi che ha consentito, questo è il valore, di poter trasferire agli ambiti le risorse del Piano Nazionale contro la povertà, perché senza il piano regionale le risorse non sarebbero arrivate, e a un certo punto ci siamo trovati nella condizione di dover sollecitare il piano almeno per questo motivo, altrimenti sarebbero rimaste bloccate le risorse, col nostro timore che, vista la necessità di sovvenzionare il reddito di cittadinanza, le avremmo perse dentro quella partita. Il piano però, appunto, ad oggi individua ed presenta gli interventi che in Lombardia sono in campo sul fronte del contrasto più che alla povertà, di contrasto al rischio di scivolare in una condizione di fragilità, perché la Regione Lombardia da alcuni anni ha messo a disposizione anche un quantitativo ragguardevole di risorse economiche per finanziare il pacchetto reddito di autonomia. Ricordiamo il bonus famiglia, l'intervento Nidi Gratis, l'intervento per azzeramento del ticket per le persone, per le famiglie che dichiarano un reddito sotto i 18.000 euro, il voucher anziani disabili, la Dote Plus, cioè sono interventi di sostegno a diversi bisogni della famiglia, ma che noi chiedevamo di maggior orientato a un maggior coordinamento tra loro e tra il livello regionale e il livello nazionale, cioè tra le misure regionali e la misura nazionale, proprio per garantire un continuum di interventi tra rischio di esclusione, contrasto alla povertà relativa e contrasto alla povertà assoluta, pensando che sia difficile considerarli a compartimenti stagni, ma per evitare che poi le famiglie in una condizione di fragilità scivolino in una condizione poi che non gli consenta più il recupero e la riattivazione. Ad oggi il piano manca di questo coordinamento tra i diversi livelli, tra gli interventi regionali e quelli nazionali, e manca di favorire un coordinamento sul territorio tra le diverse politiche, tra chi si occupa di inserimento lavorativo, chi si occupa di riattivazione sociale o di chi si occupa di gestione delle politiche, ad esempio della casa. La frammentazione degli interventi rischia, a nostro avviso, di perpetrare i limiti del sistema di welfare di primo livello e pubblico più centrale, che è un po' al limite del nostro sistema di protezione, frammentazione e sistema che privilegia l'erogazione di risorse economiche rispetto alla costruzione di servizi. Questa è un po' la situazione ad oggi presente. Siamo fiduciosi, nel senso che appunto le risorse a disposizione in campo nazionale sono importanti, le risorse a disposizione a livello regionale anche lì sono significative, stiamo parlando di circa 53 milioni di euro nel biennio 2018-2019. Quello che serve è la volontà politica di predisporre, anche con il coinvolgimento del terzo settore, delle organizzazioni che operano sul territorio, la definizione di strumenti e di misure più adeguate, di maggiore efficienza nel rispondere a queste necessità. Questo è l'obiettivo che ci porremo anche nell'ambito dei lavori della cabina di regia che il piano regionale ha previsto in termini di costituzione e di cui attendiamo ad oggi l'attivazione. E vedremo, d'altro canto, di monitorare poi il percorso, il passaggio dal REI al reddito di cittadinanza, proprio perché questo passaggio investirà e ingaggerà anche un impegno regionale, perché tutto il tema delle politiche attive è in capo alle regioni, non a livello nazionale. E quindi il rapporto tra
strumenti regionali e il lavoro ad esempio che realizza anche ANPA il servizio sul territorio lombardo avrà bisogno di essere monitorato e perfezionato appunto perché ha risorse importanti e noi non tifiamo perché le cose non funzionano, lavoriamo perché si porti a casa risultato. Certo che ci vorrà la collaborazione e la volontà di tutto, ripeto, la rete è fondamentale, io penso non solo a livello regionale che sia importante, anche favorire e costruire percorsi di rete territoriale proprio perché il lavoro congiunto dà la possibilità di perseguire al meglio gli obiettivi prefissati, soprattutto se sono complessi. Grazie ancora. Grazie.